pronte per affrontare il tema di oggi, eh? Ho visto. Cioè, oggi è un tema complesso, però è un tema che interessa tutti i cittadini, a meno che non vi chiudiate in casa e non uscite mai. Insomma, se uscite di casa... Ma già se vi affacciate alla finestra qualcosa... Già vi interessa, perché insomma di questi giorni è stato approvato da pochissimo dal Senato il nuovo codice della strada e come sempre succede in Italia non mancano le polemiche, insomma. C'è chi è contrario, chi lo ritiene insufficienti, ma insomma al di là delle polemiche cercheremo di capire quali sono le novità in attesa che poi le stesse norme vengano approvate così come sono dalla Camera dei Deputati. Le novità sostanziali riguardano minicar, moto, bici e strisce pedonali, ma insomma a Formato Famiglia vogliamo capire se bastano queste regole, queste nuove norme a rendere più sicure le nostre strade. Sì, perché forse verrebbe da chiamarla insicurezza stradale, stando ad alcuni dati che a mano vi proporremo. Intanto avete visto tante facce giovani qui nel nostro studio, popolato da tutti voi, tra poco vi conosceremo un po' meglio, però tutto parte da voi e tutto, insomma, comunque tanto è nelle vostre mani, come in quelle degli adulti, perché i dati raccontano questo. Ogni anno in Italia scompare un paese, praticamente di quasi 5.000 persone proprio per colpa degli incidenti stradali e in più a questo si aggiungono 20.000 persone che diventano disabili, 300.000 feriti, tutto questo è il risultato. Dunque ci chiediamo, norme più severe, multe, controlli sono sufficienti se non cambia la mentalità di chi guida? Salve! Buongiorno, come va? D'accordo, amico. Sto benissimo. Poche persone capiscono l'aspetto psicologico del trattare con un poliziotto della stradale. Un normale automobilista si fa prendere dal panico e si spinge subito sul lato della strada. È sbagliato. Suscita disprezzo nel cuore dello sbirro. Lascia che il bastardo ti dia la caccia. Ti inseguirà. Salve, come va? Che cosa diavolo ti è saltato in testa? Voglio saperlo. Mostrami la patente. Oh, sì, certo, agente. Eccola, tenga. Oh, mio Dio. Sono io. Eccoci qua, allora insomma l'abbiamo visti, sono tutti belli e belle ragazze, allora sono giovanissimi della terza A del liceo scientifico dell'Istituto di Istruzione Superiore Gaetano De Sanctis di Roma. Benvenuti, grazie per essere qui con noi. E accogliamo subito, quindi tenete l'applauso, mantenetelo per la vostra professoressa, perché è docente appunto dello stesso... Tenetelo! Dello stesso istituto, il docente di italiano e latino, ben arrivata la professoressa Antonella Granese. Eccoci qua. Benvenuta. Benvenuta. C'è stato un crescendo di applauso appena messo piede nello studio, quindi era una manifestazione d'affetto. Meno male, giustamente. Allora, i ragazzi, insomma, noi vogliamo farvi un po' di domande, molto molto semplice. Intanto, non solo un esame, niente di no, più, quindi state tranquilli. Insomma. Non metteremo voti né niente, insomma. E, intanto l'età, insomma, voi siete terza liceo, quindi avete 15-16 anni più o meno, giusto? 17, 16, anche 17. 18? Quasi? No, non ancora. 16-17 anni. Allora, per alzata di mano, quanti di voi hanno lo scooter? Uno? Due lo scooter. Quanti invece hanno la cosiddetta minicar, la macchinetta quella piccola? Due. Tre minicar, due scooter, no, quattro. Quattro minicar, due scooter, sei. Tutto il resto andate a piedi? Con gli autobus, con i mezzi o vi fate portare da qualcun altro, insomma? Sì. Si fa portare. Quindi chi è che comunque va sullo scooter, al di là se sia suo o di qualche amico? Alzate la mano. 1, 2, 3, 4, 5, vabbè. Quindi. Chi utilizza esclusivamente i mezzi? O a piedi, o in bicicletta? Quindi, insomma, comunque la minoranza che non ha a che fare né con scooter né minicar. Insomma, voi avete seguito molto da vicino le vicende ultime, soprattutto di cronaca, purtroppo, che hanno riguardato una ragazza che voi conoscevate perché faceva parte del vostro stesso istituto, anche la professoressa
la conosceva, che è Federica Lupi. Noi abbiamo alcuni titoli di giornali che ci ricordano questa tragedia. Federica aveva, aiutatemi, se non sbaglio, solo 15 anni, ed è morta in un incidente stradale con la sua minicar. C'è stata una grande, ecco, vediamo alcuni titoli dei giornali, un corteo di macchine, è stata una grande commozione, era zona nord di Roma, per chi non è romano, insomma nord-ovest. E la conoscevate tutti? Chi è che la conosceva di persona? Federica Lupi. Prendete il microfono. Di qua, proviamo di qua. Io. Come ti chiami? Lorenzo. Lorenzo, la conoscevi? Sì. Abitavate vicino, eravate amici, vivevate dopo la scuola? Sì. Abitavamo abbastanza, cioè abito alla Giustiniana, abbastanza lontano dalla loggiata, ma uscivamo insieme con amici, eccetera. Da quanto tempo aveva la minicar, ti ricordi? Più o meno quest'estate. Più o meno dopo l'estate. Ti è capitato di stare con lei nella minicar, l'hai vista guidare, era brava, accorta? Non mi è mai capitato a stare insieme a lei nella minicar, ma era brava a guidare, stava sempre prudente, non c'è mai stato nessun problema, nessunissimo. Io mi chiedo che effetto faccia la morte a dei ragazzi, perché un po' tutti ci riteniamo invincibili e pensiamo che sia così lontana e un po' ci riteniamo immortali. Forse la vostra età è proprio l'età in cui non ci si può pensare che certe cose possano accadere. Quando succede ti sta accanto, succede a chi ti sta accanto. Tu sei? Sara. Prendi il microfono, Sara. Questo... Microfono. Sì, è acceso. Ok. Questo cambia tutto? Quanto cambia? Sì, tantissimo, perché comunque pensare che una ragazza di 15 anni morta sulla strada è massacrante in un certo lato. Poi con noi che la conoscevamo, io anche sono dell'Olgiata, quindi la vedevo come ogni giorno. Quindi è proprio un tonfo al cuore, insomma. Poi soprattutto noi che la conosciamo, stesso istituto, anche sulla strada soprattutto, perché non è l'unica persona che abbiamo perso durante l'anno, quindi non ci sono parole, infatti, quindi... Infatti non ci sono mai parole davanti alla morte. E forse la scuola però può darci una mano in questo senso. Cioè, sono troppi i ragazzi che poi muoiono o diventano disabili perché la strada è insicura e pericolosa. Sì, assolutamente. Noi abbiamo cercato quest'anno di fare qualcosa. Abbiamo inserito un progetto di educazione stradale, abbiamo cercato di sensibilizzare i ragazzi, soprattutto sui rischi che si corrono quando si bevono alcolici o si assumono sostanze stupefacenti e poi ci si mette al volante, perché abbiamo ritenuto che forse a quest'età non siano abbastanza informati. Abbiamo realizzato questo progetto dando l'opportunità ai ragazzi in orario extracurricolare di incontrare un magistrato, un medico. Abbiamo coinvolto i carabinieri della stazione di La Storta perché dessero delle indicazioni anche appunto che riguardano il codice della strada, e abbiamo cercato appunto di lavorare in questo senso. Certo, quello che si può fare non è tantissimo, perché poi questo è un lavoro extracurricolare, le risorse della scuola ovviamente sono sempre quelle che sono, e quindi quello che si può fare è sempre troppo poco. Però certamente ci abbiamo provato, insomma, soprattutto perché poi nella nostra zona capita sempre più frequentemente che i ragazzi siano coinvolti, purtroppo capita soprattutto nelle città, non è un neo solo della vostra zona. Sì, e quindi io so che non questa classe qua, questo corso non è stato fatto con loro. No, è stato fatto con tante classi della scuola, sì. Ma non con la loro classe. Con la loro prevalentemente classe. Io per esempio ho lavorato in un secondo dove insegno italiano e storia, lì da loro abbiamo lavorato, siamo partiti facendo leggere alla classe un libro di un ragazzo che ha subito un incidente su un motorino ed è rimasto danneggiato gravemente nel fisico, e gli ho fatto leggere questo libro, poi abbiamo lavorato su questo libro, poi loro hanno incontrato un avvocato, l'avvocato gli ha spiegato quali sono per esempio le conseguenze se loro provocano un incidente ubriachi, certo. Oppure se loro provocano un incidente dopo aver assunto sostanze stupefacenti, e gli ha dato la possibilità anche di fare delle domande eventualmente su queste cose, perché poi spesso i ragazzi non sanno
Quali sono i rischi? Infatti volevo chiedere proprio ai ragazzi, proprio questo, soprattutto chiaramente chi c'ha lo scooter, chi guida in sostanza, chi